siamo tornati a Villa Citelli per la cerimonia di premiazione dello Start Cup Catania. Start Cup Catania è la business plan competition promossa dalla liaison office dell'Ateneo Catanese e dal consorzio Medispin, collegata al Premio Nazionale per l'Innovazione. Al concorso hanno partecipato singoli o gruppi di persone con idee imprenditoriali, originali e di contenuto innovativo. Il vincitore della Start Cup Catania prenderà parte a dicembre a Napoli al Premio Nazionale per l'Innovazione. Sono in compagnia della professoressa Margherita Poselli, a cui chiedo che collegamento ha Medispin con lo Start Cup Catania di stasera. Allora, il consorzio Medispin, che si occupa di incubazione, di spin-off, di sostegno alle imprese innovative nell'ambito sia della loro costituzione che nell'accompagnarle nella fruizione di una serie di servizi che caratterizzano appunto gli incubatori che colgono le imprese, il consorzio partecipa insieme all'Ateneo, poiché i due partner del consorzio sono l'Ateneo e Sviluppo Italia Sicilia, partecipa a questa iniziativa insieme naturalmente all'Ateneo, liaison office per il quale io sono delegata del rettore, e partecipa a questa iniziativa di Start Cup. Quindi il consorzio svolge in modo assolutamente coerente una delle sue attività caratterizzanti, e quindi diciamo è protagonista insieme all'Ateneo di questa iniziativa. Che aiuto darà Medispin ai progetti? Intanto, se parliamo di Start Cup, Start Cup ha un suo percorso molto preciso che vede l'impresa oggi premiata con l'obiettivo di costituirsi in azienda entro il 30 giugno 2008, e quindi voglio dire, dovrebbe avere un suo percorso che prescinde dagli interventi del consorzio. Il consorzio invece partecipa a una serie di progetti nei quali vengono svolte attività formative importanti sia negli aspetti tecnologici che negli aspetti aziendalistici, che appunto formano anche ricercatori che vorrebbero costituire delle imprese e stimolano il territorio verso queste iniziative, e l'obiettivo appunto è quello di cercare di creare nuove imprese. Questo è l'obiettivo. Sono in compagnia del vincitore della Start Cup Catania, Salvatore Guccione, che ci parlerà del progetto EtnaLead. Prego. Il progetto EtnaLead riguarda la creazione di una piattaforma integrata di test in silico, quindi per via computazionale ed in vitro, per la progettazione e lo sviluppo di molecole di potenziali farmaci a farmaci. Il progetto è scientificamente coordinato qui dall'Università di Catania da me stesso, mentre il partner industriale è la Biochemics and Consulting, una industria francese ben quotata e conosciuta nel settore della chimica computazionale, della tossicologia e della farmaceutica in generale. Quali saranno le applicazioni di questo progetto? Le applicazioni di questo progetto: ci sarà un'attività di outsourcing, praticamente, quindi un'attività di consulenza anche per grossi gruppi farmaceutici, e ci saranno una batteria di test in vitro che saranno eseguiti qui a Catania, nonché ci sarà anche sviluppo di software per affrontare problematiche di interesse biologico, non necessariamente nel campo della farmaceutica, ma anche nel campo della chimica agraria e della tossicologia. Sono in compagnia del dottor Valerio Marra, direttore della Vodafone Sud Italia. Le chiedo perché Vodafone ha scelto di collaborare con Start Cup Catania e con il Premio per l'Innovazione. Ma è una scelta che in realtà parte da un principio, che è quello di affiancare tutte quelle che sono le attività che seguono il mondo dell'innovazione. Dell'innovazione noi abbiamo sempre fatto una bandiera, quindi questa diventa una scelta praticamente naturale per Vodafone, a seguire in maniera così attenta tutte quelle attività, in particolare questa, che dell'innovazione fanno un elemento di forza. Noi passiamo ora alla rassegna online del bollettino d'Ateneo e ci rivediamo dopo. Cerco il caffè alla mattina, se no il cervello non si avvia. Cerco una t-shirt che adoro e che non ricordo dove sia. E cerco sempre dei consigli, un
e cerco delle storie in cui vincono gli umili. Cerco un'America che forse non c'è nemmeno più. Cerco un nastro d'asfalto che corre dritto verso il blu. E cerco le risposte che non e cerco, perché l'importante è il viaggio, non dove andrò. Torno subito, resto ancora un attimo, devo dare un'altra occhiata al mondo, poi tornerò. Cerco le emozioni nuove che ha da offrire la mia età. Cerco tutto ciò che sa di vento, di oceano e libertà. E cerco di imparare quello che non so. Io cerco, anche se non capisco, prima o poi capirò. Torno subito, resto ancora un attimo. Vieni con me.